Il primo di Barreto ha un po' rotto l'equilibrio, anche se vi ha dato la forza per reagire, però sembrava una montagna troppo alta da scalare, d'accordo? Sì, sono d'accordissimo, abbiamo fatto un primo tempo di grande attenzione, senza concedere grandi cose, abbiamo subito qualcosina sulle palle inattive, dove naturalmente il Palermo con la grande fisicità, la grande qualità ci ha messo un po' in apprensione, però senza creare grandi grattacapi a Seguin, e noi abbiamo avuto un'occasione con Zappacosta, un paio di ripartenze potevamo sfruttarle meglio, però il primo tempo credo sia stato giustamente finito sullo 0-0. Nella ripresa è stato un peccato prendere gol in quella situazione, un po' più di attenzione, seguire l'inserimento di Barreto avrebbe comunque permesso di non prendere gol. Abbiamo poi alzato il baricentro, abbiamo creato le nostre occasioni, Sorrentino ha fatto un'altra grande parata su Angiulli, e poi c'è stato il 2-0 finale che ha chiuso la gara. Però come hai detto tu, si è visto in campo una squadra di categoria superiore, i miei ragazzi hanno fatto una partita straordinaria come sempre quest'anno, di più sinceramente non ho da dire, non ho nulla da rimproverare. Giovanni, Claudio. Sì, no, voglio solo confermare quello che ha detto Rastelli, altro che contestazione. Bello, la cosa più bella secondo me è l'applauso che hanno fatto i vostri tifosi accorsi qui alla fine della partita, perché voi state facendo un campionato strepitoso, lo dico ma senza piaggeria nei riguardi di nessuno, perché veramente squadra organizzata, combattiva. Poi è chiaro che le differenze tecniche con le squadre più altolocate si vedono, e tra l'altro il primo tempo sotto il profilo tattico con Schiavon che dava fastidio a Maresca e che comunque lasciavate impostare terzi, un po' come è successo diciamo alla Juventus ieri con il Lione, e direi che insomma riuscivano poco ad entrare. Poi è chiaro, hanno degli uomini anche come centrocampisti capaci di ribaltare i risultati. Sì, sono d'accordissimo, ti ringrazio, ti ripeto, l'avevamo preparata benissimo, sapevamo che è normale contro queste squadre, non devi sbagliare veramente nulla, e noi siamo stati in gara, siamo stati in partita fino alla fine, anche quando siamo andati sotto, anzi la squadra ha reagito benissimo, ha tenuto campo alla grande, abbiamo creato le nostre occasioni, abbiamo messo in grande apprensione il Palermo che poi nel finale ha chiuso la gara, però ce la siamo giocata, siamo venuti qua a giocarcela, consapevoli di affrontare una corazzata, e tale si è dimostrato. Rastelli ha detto poco fa abbiamo alzato il baricentro dopo il gol, le posso chiedere se è stato fisiologico o forse magari adesso, chiaro col senno di poi viene tutto più facile, potevate magari farlo anche un po' prima, cioè rischiare un po' di più visto come è andata dopo? No, ma una partita è fatta di tanti momenti, è normale che tu vai sotto, alzi un po' il baricentro, il Palermo in vantaggio, arretra un pochettino e quindi di conseguenza ti dà un po' più di campo, cosa che ci aveva concesso un po' meno, e noi non possiamo pensare di poter regalare troppi metri alle nostre spalle a una squadra come il Palermo che ha sugli esterni gente velocissima come Lazar, Stevanovic, attaccanti di grande qualità e di grande velocità, quindi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, quindi ripeto, non ho nulla da rimproverare. Con un pizzico un po' più di attenzione potevamo evitare dei gol, però va bene lo stesso. No, volevo solo chiedere a Rastelli come giudica la prestazione di Zappacosta, soprattutto nel primo tempo schierato in quel ruolo. No, a me è piaciuto, ti ripeto, non era facile interpretare un ruolo da un momento all'altro, invece l'ha interpretato molto bene, mi ha dato grandissima attenzione nella fase di non possesso, e poi aveva gamba per ripartire. È normale che non è ancora Zappacosta dell'inizio stagione, purtroppo l'infortunio è stato abbastanza pesante, sta cercando di ritrovare la condizione e solo poi facendolo giocare lo possiamo ritrovare. Posso chiedere al coordinamento, a Gianni Federico, se ripropone a Massimo Rastelli la classifica che lui credo conosca già a memoria, perché io vorrei anche il suo contributo, il suo supporto, dal Palermo in poi, diciamo, alle spalle dell'Empoli. Credo sia una classifica mai vista in Serie B negli ultimi 20 anni, che possa far succedere qualunque cosa. Cioè, tu ci aiuti a capire, ecco, dal Crotone giù, guarda che affollamento, che ingorgo. Massimo, che cosa verrà fuori da questa classifica? È chiaro che tu speri che l'Avellino sia dopo Palermo e dopo Empoli a fine campionato magari. Ma credo che sia un campionato bellissimo, avvincente, entusiasmante, dove in ogni gara veramente può succedere di tutto. Col fatto che c'è l'allargamento dei playoff, tutte le squadre, anche dai 41 della Ternana ai 40 del Brescia, insomma del Varese, del Carpi, possono secondo me ancora giocarsi un posto playoff, e questo la dice lunga sulla bellezza di questo campionato, ma soprattutto sul grandissimo equilibrio, quindi ogni gara
ci saranno posizioni che uno scala, posizioni che si ritroveranno magari a perderne 3 o 4 se perdi una gara, ne vinci una ti ritrovi magari terza in classifica, quindi credo che fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata nessuno è sicuro di andare in Serie A, credo tranne il Palermo, e nessuno è sicuro di raggiungere i playoff. Grazie Rastelli, grazie Daniele, ti risentiamo.